Ho provato il Grimshake e subito dopo mi ha chiamato un altro youtuber per dirmi che c'era il Grimace vicino a casa mia. Quindi io incredulo sono andato a vedere ed effettivamente aveva ragione. Ci sono stati tanti misteri e io mi sono spaventato un sacco. Parte 2 nei commenti. Porca puzzarda, non sapete che cosa ho trovato? Praticamente fra poco dovrebbe arrivarmi qui a casa il Grimace Shake. E per chi fosse vissuto sulla luna, il Grimace Shake è questa bevanda che è stata creata in America, molto buona a quanto pare, ma anche molto pericolosa perché dovrebbe evocare il Grimace, quel tizio lì che praticamente avete visto in tutti i TikTok, che starete vedendo sicuramente anche ora perché ve l'ho messo, ed è un mostro bruttissimo. Io infatti voglio starci molto attento, porca puzzarda. Oh mio Dio, è proprio il Grimace Shake. Assurdo. Che cosa succede se lo beviamo però? Proviamo? È molto buono, oh mio Dio. Cos'è stato questo rumore? Porca puzzarda! Non riesco di smettere di bere. Non riesco. È buonissimo. In effetti stanno succedendo cose strane in casa. Porca puzzarda, non avrei mai dovuto berlo. Mi sta videochiamando qualcuno, chi è? Dunis, ma tutto bene? Perché ho visto una cosa un po' strana avvicinandomi a casa tua prima. Ero di passaggio, stai bene? Elia, ciao, sei tu? No, io spero la sto bene, perché? No, mi sembra di aver visto un tizio viola, sai chi mi ricordava? Mi ricordava Grimace, la nuova mascotte del McDonald's che ha creato il Grimace Shake. Non è che l'hai bevuto, vero? No, non sto bevendo il Grimace Shake, perché? Ok, forse l'ho bevuto un pochino, va bene? Ma come? Ma lo sai che non dovevi farlo? Non va bevuto il Grimace Shake. Rischi tantissimo, infatti io ancora non l'ho fatto per quello. Perché si rischia un sacco, le hai visti i video che girano? Fai attenzione perché mi sa che stai entrando in casa tua. Mi senti? Sento la videocamera, va a scatti. No, si è interrotta la videochiamata, porca puzzarda. Spero che non gli sia successo niente per colpa mia. Infatti adesso devo assolutamente uscirmene per vedere se sta bene. E spero di non incontrare quel Grimace. Comunque dovresti berlo anche tu il Grimace Shake, è buono. Ed ora vado lì fuori a trovarlo, quel mostro Grimace cattivissimo che non è altro. Adesso sto uscendo di casa. Ok, praticamente devo stare attento perché non so dove potrebbe essere Grimace, il mostro che tutti quanti temono. Ho paurissima, poi mi sento sempre spiato perché questi mostri arrivano ovviamente sempre a casa mia. Adesso sono fuori, ok? Dobbiamo stare attenti a tutti quanti i dettagli, perché se qui c'è davvero il Grimace, io lo devo vedere, perché devo riprenderlo, devo farlo vedere a voi, a Cipicchia. Non so chiaramente se ci riuscirò bene, se riuscirò a prenderlo bene, a riprenderlo, dico in video, spero di sì. Infatti adesso cerchiamo anche di muoverci pian piano, ok? Adesso sto aprendo la porta, perfetto, adesso dobbiamo uscire. Perfetto, siamo fuori. Da ora in poi il Grimace Shake, cioè il Grimace potrebbe attaccarci. Se ci attacca è pericolosissimo perché non abbiamo visto tutti quanti i video del Grimace in America, eccetera. E non voglio minimamente che mi succeda la stessa cosa che succede ai tizi di TikTok America. Per favore no, non voglio che succeda. Io l'ho ordinato dall'America questo Grimace Shake, però non speriamo che non arrivi da me. Porca puzzarda, porca puzzarda, che paura. Per ora ci sono solamente rumori strani e molto inquietanti. Adesso devo solamente andare e cercare di capire dove caspita si trova questo Grimace. Forse ho ripreso qualcosa, porca puzzarda, che caspita è? Oh, ho cambiato strada, perfetto. Meno male, accidenti, che paura che ho. Poi ci sono cose strane, come vedete, a volte succedono queste cose strane. Cos'era? Oh mio Dio, che caspita sta succedendo? Che paura, porca puzzarda. No, io non devo più bere questo Grimace. Mi fa paurissima, porca puzzarda. Oh mio Dio, raga, avete visto? Quello era il Grimace Shake. Come farò adesso? No, io non voglio più giocare a queste cose. Cioè, perché io devo andare a chiamarmi il Grimace Shake? Quei tizi la cattivi, cioè, volevo dire il Grimace, quei tizi cattivissimi. Io veramente, ma, cioè, il McDonald's poteva rilasciare qualcosa di meno pauroso, no? Invece no, questo qua adesso deve venire a farmi male, a me. Oh mio Dio, ho visto qualcosa proprio qui, porca puzzarda! Ho visto, sono sicuro di aver visto qualcosa. Non voglio che lui mi veda nella maniera più assoluta. Se mi vede io sono finito, sono spacciato. Perché lui adesso sta cercando me, perché io ho bevuto il Grimace Shake. Accidenti, che paura. Pian piano, ok, vediamo. Oh mio Dio, è lì davanti. No. Ho visto chiaramente qualcosa. Lo sapevo. Vi ho zoomato nel video, probabilmente avrete visto qualcosa anche voi, sicuramente. Sicuramente avrete visto qualcosa. Vedete, è pericolosissimo. Ok, mi pare di averlo visto circa qui praticamente. Infatti, ma alla fine sono io che sto seguendo lui. E questa è la... Oh mio Dio, ho visto effettivamente qualcosa.
qualcosa c'era. C'era, è proprio lui. Porca puzzarda. No, 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 io qua mi prendo gli infarti. Ok, forse è scappato da questa parte, perché mi pare di aver visto che lui fosse andato da questa parte. Magari mi sto inventando io le cose, non lo so. Magari ho visto cose che non esistono, che poi va bene, nel senso, mi scapita molto spesso oramai, a quanto mi sembra di capire, perché tecnicamente il Grimace non c'è veramente. Infatti questo è un po' un video roleplay. Però porca puzzarda, che paura! C'è proprio... Cioè, sono sicuro che è andato da questa parte. Oh mio Dio. No, 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 ho paura che arrivi qui da me. Che paura. Prendo la cagarotta scurreggiona. No, no, no. Ok, forse andando su questa strada possiamo trovare il Grimace. Non vorrei mai però che ci fosse davvero. Ok, qui mi sa che è venuto qua prima. Infatti ho molta, molta paura. Ok, qui praticamente c'è una strada che praticamente si gira così. Ok, qua mi pare di averlo visto prima, dalla distanza, però non so se si vedrà in video. Probabilmente non vi metterò quella scena dove... Perché tecnicamente l'ho visto, cioè ho visto qualcosa di rosa. Ora non so se è tipo una persona vestita di rosa. Eccolo, è lì, porca puzzarda. L'ho visto, lo sapevo, porca puzzarda, il Grimace, che paura. Ok, ora ci stiamo dirigendo sempre al posto dove si vedono tutte, dove ho visto altri mostri tipo Masha, ho visto in questo posto. È proprio qui vicino. Infatti non dobbiamo minimamente farci vedere da quella pazza di Masha, che non è altro, o comunque dal Grimace, che soprattutto adesso sono sicuro che sia andato a nascondere lì, perché è palese che c'è lui. Dai raga, cioè chi è che... Cioè secondo me c'è per forza, no? Io mi sento chiaramente osservato. Poi vabbè, non si vede niente. Sono sicuro che sono osservato dal Grimace. Ne sono abbastanza certo. Secondo me è qui intorno. Dobbiamo stare super attenti. Poi, mio Dio raga, cioè questo posto sembra molto abbandonato, come vedete. Cioè guardate, qua c'è solo montagna praticamente. Ovviamente i mostri dov'è che vanno? Mica vanno nei posti abitati. Se vanno nei posti abitati è chiaro che li vedono tutti. Invece no, loro devono stare tutti nascosti, no? Almeno secondo questa logica. Poi dopo non so se è vera sta cosa. Magari mi sto inventando tutto, chi lo sa. Oh mio Dio, guardate. Ok, sono proprio il posto dove avevo visto anche Masha. E tecnicamente qui possiamo vederlo più piano, perché in teoria questo, non so, è un posto magico, un qualcosa di strano. E qui mi spawnano tutti i mostri, mi nascono proprio qua. Cioè sono sempre tutti qua, stranamente. Poi non so se tipo c'è un tipo maledetto. Eccolo, infatti è spuntato fuori, lo vedete? Oh mio Dio, porca puzzarda, è proprio lui. È proprio il Grimace, lo vedete? Infatti adesso sto zoomando pian piano per farvi vedere. No, 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 ho visto qualcosa, chiaramente, chiaramente c'era qualcosa. Ok, mi sto sentendo chiaramente spiato, secondo me è tipo dietro di me, da qualche parte. Cioè, io ora mi sto anche guardando un po' dietro, ma non è che lo vedo veramente. Cioè, a volte lo vedo un po' di sfuggita, no, come abbiamo visto anche... Io non voglio più andare, cioè, adesso mi sto dirigendo verso casa perché non voglio più vederlo, porca puzzarda. Lo avete visto anche voi, vero? Lo avete visto? C'era qualcosa, ne sono sicuro. Si è mosso lì. Non posso urlare troppo perché sennò la gente pensa che sono pazzo. Credo che mi stia seguendo, raga. Come faccio adesso però a farlo andare via? Cioè, no, non voglio che mi segui, accidenti.